PGE, mi sembra in italiano dobbiamo dire SPG, Sistema Partecipativo di Garanzia, sono, o PGS che viene dall'inglese, sono sistemi che devono garantire che un regolamento se applica su un territorio, un'azienda in questo caso. L'idea è, in questo caso, lavorare con un'agricoltura molto amichevole con l'ambiente, con la società, con l'intorno, il contesto. Possiamo parlare di bio. Normalmente i SPG sono nati nel mondo bio. Adesso con i PGS possiamo anche incorporare altri tipi di criteri più sociali. E come funziona la garanzia? Cosa facciamo? E andare a fare una visita all'azienda per vedere in prima persona cosa si fa, capire bene come si lavora e dopo si ritiene un documento dove si è scritto tutte le cose che si hanno visto, le domande, le risposte che ha fatto il produttore o la produttora alle domande che gli abbiamo fatto. L'obiettivo è capire bene cosa fa, perché le fa e un po' anche quali sono i problemi o le cose che li fanno avanzare un po' più lento. La nostra idea, come gruppi di acquisto solidale, nasce nell'assemblea dei gruppi di acquisto e dei distretti di economia solidale nel 2010 a Osnago e parte da alcune considerazioni, da una domanda semplice. La certificazione bio tradizionale è il modello di certificazione che risponde alla tipologia di rapporto che i gruppi di acquisto solidale hanno con i produttori di riferimento, oppure ci sono degli elementi che possono essere rivisti, migliorati, altri che lasciamo fuori? Ad esempio, la certificazione biologica tradizionale non prevede, ad esempio, la certificazione o l'analisi di aspetti a cui i gruppi di acquisto solidale sono particolarmente interessati, come ad esempio la tutela del lavoro, la tutela dell'ambiente, la conservazione dei suoli. La certificazione bio tradizionale, analizza unicamente il metodo di coltivazione, non questi altri aspetti. Dopo questa visita tutto rimasta scritto e lo portiamo a una riunione di gente di tutto il gruppo, anche con altri gente di altri gruppi della rete, che si chiama la commissione di certificazione, dove si prende il regolamento base di produzione, si prende la guida riempita, il formulario riempito e si fa un parallelismo, si analizzano le due. E se tutto va bene, ok, il produttore lo fa benissimo, siamo contenti. Quello è, diciamo, il modello garanzia semplice. Dopo arriva la parte interessante di PGS, almeno secondo me, che è quando, se abbiamo visto o anche se il produttore ha chiesto un po' di aiuto per dire non riesco a fare sparire questo insetto del mio coltivo, come faccio? C'è un altro produttore che fa lo stesso di lui in un territorio molto vicino e lui gli può aiutare perché chissà quest'altra persona conosce un'altra che gli ha avuto questo problema e ha trovato una soluzione. La tipologia di produttori che sono coinvolti dalle reti di economia solidale sono produzioni normalmente piccole, familiari, molto articolate, in cui si cerca di ricostruire nell'attività agricola dei cicli naturali completi, quindi sono aziende che hanno ortaggi, un po' di animali, che recuperano, che cercano di chiudere il ciclo ecologico della produzione agricola. Sono aziende molto difficili da certificare. La certificazione biologica tradizionale, quella cosiddetta di parte terza, funziona benissimo nelle situazioni di monocultura, grandi estensioni, ma poco per l'azienda che il consumatore critico, il gasista, ha in mente, l'azienda a ciclo chiuso. La distanza che il modello di certificazione tradizionale ha rispetto ai contesti locali. La garanzia viene dal fatto che il regolamento è unico per tutta l'Europa, mentre noi sappiamo, conoscendo i produttori, essendoci avvicinati con gli acquisti diretti, che
quante situazioni particolari ci siano e quanta ricchezza di biodiversità naturale, sociale, umana ci sia in queste situazioni. L'appiattimento necessario se uno vuole vendere sulle filiere lunghe, ma distruttivo di questa diversità, che introdotto da una certificazione unica per tutta Europa, ci fa dire forse sarebbe opportuno poter declinare alcune particolarità delle situazioni locali anche nelle nostre certificazioni. Perché l'idea di l'SPC non è solo garantire, garantire è un po' la scusa, l'idea è andare oltre la garantia, aiutare questo produttore a fare le cose meglio. Se c'è un problema per la commercializzazione perché gli manca un mercato, gli manca prodotti consumatori, l'idea è aiutarlo a cercare, a trovare questo tipo, quest'altro mercato. Stiamo facendo una visita, ci sono un produttore che fa il stesso coltivo che la persona che è visitata, in questo caso ortaggi, ci sono consumatori che vengono per capire bene il sistema di produzione, conosce l'azienda e conosce anche la persona che fa il suo cibo. E abbiamo un tecnico perché è la prima visita, e la prima visita si fa con un tecnico per capire bene dove ci sono qualche punti di possibile inquinamento o l'erosione, qualche tipo così un po' più generale, no? I sistemi partecipativi di garanzia consentono di partire dalla situazione locale, dai bisogni delle reti locali, ma sono allo stesso tempo rigorosi, cioè si danno un regolamento e se ne verifica il rispetto, quindi non sono una certificazione di serie B o una certificazione all'acqua di rose o basata su una, come dire, un'idea ingenua per cui, come dire, io vengo, faccio un giro, vedo cosa fai e ti certifico. La scelta che abbiamo fatto in questa sperimentazione specifica del progetto Pedagogia della Terra è di partire proprio dal regolamento dell'Unione Europea. Abbiamo scoperto però che questo regolamento necessitava degli adattamenti alle situazioni locali dei nostri territori, li abbiamo condivisi, verificati con i tecnici, con le reti locali, e li abbiamo tradotti in protocolli che produttori, tecnici e consumatori verificano. Io mi fido del bollino, della certificazione biologica, qua sono protagonista insieme alla rete dei produttori, insieme agli altri consumatori, di un processo di verifica sul campo che entra nella storia delle persone, che cerca di capire perché queste situazioni si sono realizzate e che insieme tutela e promuove dei percorsi di miglioramento. I sistemi partecipativi di garanzia partecipano al miglioramento dell'azienda. La rete dei consumatori sta vicino ai produttori, di cui riconosce il valore, e si dà degli obiettivi che insieme si confida di raggiungere. Noi stiamo cominciando un progetto nuovo, vogliamo fare agricoltura biologica, la nostra storia, sia di noi che gestiamo che la storia della cooperativa, è una storia di una ricerca di un mondo diverso, un mondo più giusto. Ci sembrava che questo tipo di certificazione andasse più nel senso di quello che noi vogliamo costruire, di quella che è la nostra storia, la nostra esperienza, e vorremmo costruire un modello di presentazione di certificazione di questa produzione che sia più vicino alle nostre sensibilità, che risponda di più a tutto il lavoro che facciamo, che non si certifichi solo la qualità del prodotto in sé, ma che si certifichi la storia che c'è dietro, l'impegno e le ricadute sociali che questo ha. E noi col PGS pensiamo appunto di arrivare, cioè una collaborazione, un rapporto di fiducia tra consumatore e produttore, incentivare nell'evolvere di più il rispetto per la terra, per un mangiare più sano, per una vita più sana, per un ambiente più sano. La certificazione di parte terza tradizionale e i sistemi partecipativi di garanzia sono due sistemi complementari che rispondono a bisogni diversi. La certificazione di parte terza, il bollino, risponde bene alla necessità di vendere su filiere lunghe, no? In situazioni di produzioni magari più grandi. I sistemi partecipativi di garanzia non sono sistemi di serie B, sono sistemi che rispondono bene alla garanzia di qualità in situazioni locali.